Nel giorno del centenario dalla nascita di Mauro Bolognini, a Pistoia si è tenuto un convegno di studi sul cinema del grande regista, organizzato dal Centro Mauro Bolognini di Pistoia, in partecipazione del Comune di Pistoia, della Regione Toscana ed il contributo della Fondazione Caripit. Mauro Bolognini inizia a fare film alla metà degli anni 50 e finisce la sua carriera negli anni 90. Attraversa quasi 50 anni di cinema italiano, fa film a 50 titoli, attraversa tanti generi. Un regista che ha collaborato con intellettuali di prima grandezza come Pasolini, Moravia, Parise, Pratolini. Un regista che però, finché è stato vivo, è stato spesso sottovalutato, spesso maltrattato dai critici, censurato dal mercato e censurato soprattutto dalle istituzioni. Mauro Bolognini ha un po' attraversato un periodo in cui veniva più o meno non dimenticato, ma diciamo un po' appartato, messo in un angolo. Invece oggi si riscopre l'importanza di Bolognini attraverso una carriera lunga di decine di film famosi con attori non solo italiani ma anche francesi, americani, e che hanno dato al cinema italiano un taglio molto particolare, questa capacità figurativa che gli veniva spontanea. Non era uno che cercava assolutamente a creare degli ambienti molto rappresentativi di una certa eleganza. Lui abitava una casa meravigliosa in Piazza di Spagna, in pieno centro della città, e dalle sue finestre si vedeva Trinità dei Monti. Dunque erano dei momenti in cui lui, un uomo molto garbato, che non faceva mai sentire che era Bolognini, cioè era un uomo modesto, dolce, affabile. Esiste toscanità nel suo cinema? Bolognini era pistoiese, non ha mai rinnegato la sua cittadinanza, la sua prima fonte di ispirazione, ha studiato architettura a Firenze. Sicuramente film come Metello e come La Viaccia ci danno una visione della Firenze dell'epoca straordinaria, anche perché la cosa straordinaria di Bolognini è che lui non girava in studio, lui trovava negli angoli delle città toscane quello che era ancora rimasto come era cent'anni prima e girava quindi all'aria aperta, senza ricostruire niente e facendo rivivere la Toscana di un secolo prima.